1927 ed elevata ente morale nel 29. Anche loro hanno circa 290 sezioni con 25.000 soci. Sfilano appunto con il tradizionale cappello alpino e le fiamme gialle sul sopracollo. L'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Tombe Reali passa ora davanti alla tribuna. Ed ora la fanfara dei granatieri di Sardegna. Nata il 1° luglio del 1800. Vediamo ora l'associazione Arti Ieri con il presidente nazionale, il generale Pierluigi Genta, presenti con le regioni Lazio, Marche, Friuli Venezia Giulia e Veneto, e anche la Campania mi suggerisce. Il bandierone della Marina Militare, il legame tra bersaglieri e Marina Militare dovuto alla giovanile militanza di Enrico Toti, proprio nei ranghi della Marina Italiana, che ha battezzato il suo nome sottomarino S506 della classe Toti. Il sottomarino è stato il primo ad essere costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, introdotto in servizio negli anni 60, disarmato poi nel 1997 e donato al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Guidata dalla bandiera di guerra pluridecorato e dalla compagnia in armi e da tutti gli ufficiali in servizio per tanti anche guidati dal comandante e dal generale di corpo d'armata Giuseppe Nicola Totta.